È appena uscito quello che dicono essere il vero clone di GTA, ossia 171. Questo gioco è veramente fuori di testa. Si possono fare delle cose che voi neanche avete idea. Non voglio spoilerarvi nulla, godetevi questo piccolo capolavoro perché riderete tantissimo. Fidatevi di me. E come sempre, se questo video vi è piaciuto e io non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Direi che iniziamo alla grande. Questo gioco ha solo tre lingue tra cui scegliere: portoghese, inglese e spagnolo. Perfetto! Benvenuti su 171, ossia quello che dovrebbe essere il vero clone di GTA. Ho i miei seri dubbi, non ho visto nulla su questo gioco, ma lo aspettavo tantissimo. Potrebbe essere il degno erede di GTA, chissà. Che figata, iniziamo a picchiare qualcuno. E là, videogioco. Ah, così va bene. Non c'è una storia, un filmato introduttivo, cioè zero. Entra, gioca, picchia tutti, spara, divertiti. Iniziamo alla grandissima. Il personaggio a quanto pare è il cugino portoghese di Franklin di GTA 5 e di CJ di GTA San Andreas. È bellissimo. Abbiamo 531 dollari o qualunque sia la valuta e iniziamo a fare casino. È un clone di GTA. Voglio che sia esattamente come GTA. Ah, sei, vi ammazzo. Ah, è bellissimo. Cioè, più o meno ha droppato dei soldi fosforescenti e il sangue è nero. Cos'è, un alieno? Signora, lei non si può comportare come se nulla fosse. Direi che i problemi sono abbastanza evidenti, ma è un gioco che è appena uscito, quindi ci può stare. Stavo dicendo, signora, ha appena visto un uomo che veniva ucciso davanti. Però signora non può fare che si bugga ogni volta che parlo. Oh, svegliati. No, signora, si fermi. Oh, madonna, ma quanto piotta la signora. Ai, mia nostra signora. Ma stava parlando, ma è morto. Ma si è messa a parlare mentre moriva. Vabbè, sì, passa tranquillamente sul cadavere, senza problemi. Ma sta muovendo le mani. Ragazzi, questo gioco è completamente rotto. Altro che clone di GTA. Al momento abbiamo tre tipi di missioni, ossia rubare le macchine, collezionare debiti, sono leggermente confuso, e consegnare dei pacchi. Poi abbiamo casa nostra, il negozio di vestiti e l'officina per modificare le macchine. Sembra molto fico, ma non vedo un'armeria. Io devo poter comprare delle armi. Siamo su GTA, capisci? GTA portoghese. Mi devi dare delle armi, altrimenti impazzisco e uccido di nuovo la signora. Hai capito? Ma posso essere in... Sì, posso essere investito. Oh, fermati! Ha investito un civile! Infame! Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ti rubo la macchina. Scendi dalla macchina. Scendi, è mia adesso. Vieni qua. Sei, come ci si sente ad investire dei civili? Eh? Come ci si sente? Ti parcheggio la macchina in faccia. Fermo? Perfetto! Così va meglio! Ragazzi, adesso bisogna fare uno dei test più importanti. Per vedere se è realmente simile a GTA, salendo sulla moto dovrebbe mettersi il casco. Ti prego, dimmi che si mette il casco. Sei! È esattamente come GTA! Bellissimo! Let's go! Posso impennare? Oh! Fammi impennare. Sì, sono pazzo. Oddio. Ok, ci sono. Non sono caduto dalla moto. Questo è abbastanza perplesso. Quindi mi vado a schiantare contro il muro. Sono caduto dalla moto. Allora funziona davvero. Ho scoperto una roba fighissima. Puoi entrare nelle case e ti dice che se non sei autorizzato a stare qui potrebbe arrivare la polizia. Salve.
Ma che spavento! Cioè, ok che è casa tua, ma mi hai fatto caccare addosso, muori! Salve, io sono il vicino di casa, ci sono delle padelle, datemi le padelle! Anche se il manico della padella è ficcato nel muro, ma questi sono dettagli! Non ho capito, ma mi sta salutando? Però dovrebbe essere morto! No, non voglio problemi con i fantasmi! Salve, arrivederci, ma posso entrare in tutte le case? No, vabbè... Oddio! Oddio! Ma è stupendo! Signora! Sono il tecnico della caldaia! Esca fuori! Ma posso entrare? E là? Dai! Ma pensavo si potesse entrare in tutte le case! Come ci sono finito sul tetto? Aia, aia, Sono morto! Fantastico! Pressione calcherte clappara continuar! Ma io ho selezionato lingua inglese! Che vuol dire pressione calcherte clappara continuar? Che ho fatto? Sono morto definitivamente? A quanto pare sì! E mi hanno tolto 200... Robux! Non mi ricordo il nome di quella valuta, non ne ho idea! Per le cure mediche! Maledetti! Oddio! Oddio! Dimmi che mi posso arrampicare! Dimmi che mi posso arrampicare e posso fare Spider-Man! Sali! Sali sulla scala! Dai, non potete mettermi le scale e poi non farmi salire! Io vi odio! Datemi una pistola! Datemi una pistola, devo uccidere qualcuno! E infatti, a quanto pare, è apparso sulla mappa il negozio di armi! Voglio andarci tipo adesso! Adesso rubiamo una macchina e andiamo all'armeria! Tu non hai visto niente! Muori! Perfetto! Oh, ho detto muori! Sei morto? Bravo, grazie! Dammi i soldi, altrimenti non posso comprare le armi! Arrivo! Comunque questa macchina è bellissima! Magari dopo le facciamo delle modifiche! Sto arrivando! Spegni sta radio che non si capisce niente! Salve! Scusate ragazzi, dovevo per forza fare... Ragazzi, ragazzi! Avete visto quello che ho visto io? È volata una persona dentro questo cancello! Ti prego, dimmi che è qui dentro! Ma come ha fatto ad arrivare qui? Avete visto? Si è buggata dietro la macchina e ha fatto un salto enorme ed è entrata qui! Non ci credo, ho iniziato a buggare anche questo gioco! Levatemi subito i miei poteri! Piccolo cagnolino, lo sai che il mio nome su YouTube è Poggo Doggo? Sono un cane anch'io! E tu sei bellissimo! Coso, lo stai trattando bene il tuo cane? Lo stai trattando bene? Guarda che gli animali non si maltrattano! Anche io sono un animaletto! E non lo devi maltrattare! Vieni qua! Vieni qua! Ti ammazzo! Tratta bene il tuo cagnolino! Dagli da mangiare! Bravo! Vagli a comprare del cibo! Subito! No, 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 no! No, ho allertato la polizia! Cagnolino, l'importante è averti salvato! Adesso devo scappare dalle pattuglie! Ciao! Ciao, amici poliziotti! Sì, levati dalla macchina! Perfetto! Grazie! Arrivederci! Ciao! Oddio, oddio, oddio! Ho rubato la macchina con i poliziotti dentro! È stato bellissimo! Salve! No, 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 no! Dove sto andando? Aiuto, 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 ma questa città è un bordello! Non si capisce niente! Va bene, farò finta di essere un poliziotto! Come si accendono le sirene con H? Wow, è la madò! Ma che è Siren Head? Ma che è tutta sta luce, sto bordello? Però devo dire fighissimo che anche su questo gioco ci sono i livelli di allerta. Guardate le stelline in alto a destra. Voglio arrivare a 5, voglio chiamare la SWAT. 6 and a half hours later. Finalmente sono arrivato all'armeria! L'armeria è un tizio che vende le armi nel portabagagli della sua macchina. Stai scherzando? Fratello, che cosa mi offri? Abbiamo una pistol e una revolver, sì. Solo che la pistol costa 1000. Oh, mi fai uno sconticino? Vabbè, per il momento compriamo una revolver che è l'unica che possiamo permetterci. Oh, però è molto carina. E mi sembra anche Munisao de Oitao. Ho messo il gioco in inglese! Parlami in inglese! Adesso finalmente ho un'arma! Ma io voglio comportarmi da persona civile! Non la userò per scopi illegali! Ragazzi, siete in un video di Poggo Doggo! Ovviamente scherzo! Ma dai, come ho fatto a mancarlo? Ma faccio schifo! Mori! Mamma mia, ragazzi, lasciamo perdere! Ma...
Cos'era quel cambio di visuale? Entra in macchina! Posso rubargli la macchina con le armi? Ma dai, ma questa cosa non ha senso! Ho praticamente appena rubato l'unico negozio di armi presente nel gioco! Posso aprirlo per fatti miei, un negozietto di armi? Almeno ci guadagno qualcosa! Sfonda il cancello! Se non mi prenderete mai! Seminiamo la polizia! Oppure... potremmo provare la nuova pistola. Sì, fatti sotto. Fatti sotto. Sì. No. Piano, non mi vedete. Non mi vedete? Non mi vedete? Giochiamo a nascondino? Da questa parte? Sono qui, non ci sono più. Sono qui, ti sparo, non ci sono più. Sono nascosto, non mi vedi. Come non l'ha preso quel colpo? Muori, non mi vedi? No, io non ci sono. Sono dall'altra parte. Ma quello è un criminale! Ma ammazza lui! Ti sta sparando! Ma guarda te, se io devo salvare i poliziotti che mi stanno sparando. Nel dubbio li ho uccisi tutti. Datemi le munizioni. Grazie, troppo gentili. No, scusate, ma ho da fare. Devo andare a fare dei lavori per niente illegali. Lasciatemi salire sulla mia armeria a motore e andiamo subito. Ciao fratello! Allora dammi delle armi più grosse. Prima di tutto compriamo delle granate. Sì, e adesso dammi dei mitra. No, questi costano troppo. Dammi dei mitra che costano leggermente meno. Ma costa tutto, tantissimo. Non posso comprare nulla. Compro il giubbotto antiproiettili. Va bene, grazie. Però adesso ho molto più stile. Guardate che bello. Muori, faccio schifo a mirare. Ma tu muori. Ma secondo voi posso farmi saltare in aria? Dite di sì. A quanto pare sì. Ed è scomparso il giubbotto antiproiettile. Foi brava là. Certo, come no. Avevo dimenticato del negozio di vestiti. Fammi cambiare outfit. Oh, che figata. Ma quanta roba. Ma è stupendo. Sì, voglio modificare il mio personaggio. Guarda già quanto sono più fico. 12 seconds later. Cioè, voi mi state dicendo che io posso mettermi vestiti e uscire senza comprarli, quindi rubandoli, tralasciando che mi sono vestito come uno che consegna le bombole del gas, letteralmente. Non mi dite che si può fare una cosa del genere. Sono uscito senza comprare i vestiti. No vabbè ragazzi, ma è la cosa più bella del mondo. Ma è geniale. A questo punto, visto che ci siamo, facciamo anche una missione. Mi sa che dobbiamo accompagnare la vecchietta a casa sua. Salve signora, venga sulla moto. Ah, dobbiamo essere in una macchina. Un attimo che la rubo e sono subito da lei. Eccomi qua, prima stavo scherzando. Questa è assolutamente la mia macchina. Oh, sali? Perfetto! Dobbiamo accompagnarla dall'altra parte della mappa, cioè al puntino arancione. Sto arrivando! Io sono il miglior driver di tutta... qualunque sia il nome di questa città. Il viaggio potrebbe essere un po' movimentato, ma non fa niente. È sicuramente più divertente di qualsiasi altra cosa. Oh, ok, piano. Prendiamo una scorciatoia. Stia tranquilla, signora. Arriverà a destinazione in meno di un minuto. Perfetto, ha visto? Già ci siamo. Ecco, a posto. Ma dai, ma l'ho parcheggiata bene e lei è uscita senza pagare. Signora, deve pagare. I miei soldi. Ti lancio una granata. Dammi i soldi subito. Ecco. Ben ti sta! Dove sono i miei soldi? Comunque devo dire che questo gioco è anche meglio del previsto! Al prossimo video!